Ciao, benvenuto a tutte e tutti voi in questo nuovo video. Oggi, come avrete visto, naturella biscuits. Allora, prima cosa prepariamo la naturella e andiamo a frullare bene le nocciole fino ad ottenere una crema. Ricordate che dovete fare delle pause col frullatore per non fonderlo. Poi aggiungiamo il cacao amaro e trovate tutte le indicazioni qui in basso a sinistra. Poi un po' di vaniglia in polvere, quella naturale mi raccomando, e i datteri al naturale, il latte di riso e l'olio di girasole, in questo caso lo utilizzo biologico. Frulliamo nuovamente fino ad ottenere una crema morbida. Guardate che meraviglia, veramente. Non preoccupatevi se rimane un po' rustica la consistenza, è buonissima comunque. Allora, prendete ora una ciotola e andate a setacciare la farina semi-integrale al suo interno. Perché la setacciamo? Per renderla così un po' più ossigenata e il risultato sarà migliore. Uniamo un po' di bicarbonato, un pizzichino di sale marino integrale, se volete facoltativo una spolverata di cannella, ma è sufficiente anche solo la vaniglia. Poi farina di nocciole tostate e un po' di scorza di limone biologico, mi raccomando, o comunque un limone non trattato. Misceliamo il tutto e poi andiamo ad unire gli ingredienti umidi. In questo caso abbiamo l'olio e del latte vegetale. Io utilizzo il latte di riso, ma va benissimo anche eventualmente un latte di soia, un latte di avena. Mescoliamo, impastiamo fino ad ottenere una bella pagnottella elastica che metteremo un attimino a riposare. Trascorsa circa mezz'oretta andiamo a spolverare una spianatoia con della farina e preleviamo 2/3 circa del nostro impasto. Dunque, io ho utilizzato questo coppa pasta da circa 7 cm di diametro, così ho ottenuto circa 16 basi che vado a riporre in questo classico stampo da muffin, come potete vedere, che è già antiaderente, quindi non vado ad aggiungere dell'altro grasso alla base della mia teglia. Questo è l'impasto che avevo tenuto da parte con in più i ritagli di prima. Ho steso un'altra frolla, ho ricavato degli altri cerchi un po' più piccolini, trovate tutte le indicazioni sempre in basso a sinistra, e un altro stampino ancora più piccolo. Questo per creare una sorta di motivo decorativo che renderà il prodotto un po' più simile all'originale. Insomma, mi sono divertita a giocare, come avete potuto vedere. Elimino l'impasto superfluo, non lo butto assolutamente, ma lo vado magari a congelare oppure utilizzare per ad altro scopo. E poi mi sono divertita anche a fare questa scritta. In questo caso ho scritto, guarda un po', sano, mi piace, mi fa bene, non ci stava, altrimenti avrei scritto questo. Siamo pronti per passare alla cottura. Io ho utilizzato questo metodo. Queste qui sono le basi ancora crude, sopra le quali ho posto questi pirottini di carta e il biscotto di taglia media e infine il biscottino più piccolo saldato con un goccino di naturella. Creo un motivo decorativo con uno stecchino per imitare l'originale e poi passo veramente alla cottura. Seguite le indicazioni qui in basso a sinistra. Potremmo dire che ogni forno ha un suo temperamento? In effetti potrebbero anche occorrere qualche minuto in più, questo non è un problema, state attenti però a non bruciare le vostre basi. Allora, siamo arrivati al magico momento della composizione, quindi affondiamo il cucchiaino nella mia naturella e andiamo a farcire le nostre basi, quindi la distribuiamo un pochino con un po' di creanza, poi andiamo a riporre il nostro topping e così direi che siamo pronti e tutta la famiglia sarà proprio felice di questa ricetta davvero deliziosa. Io spero tanto che vi sia piaciuta, se è così mettete per favore un like e seguitemi sui social. Un bacione e alla prossima ricetta che mi piace, mi fa bene. Ciao!